Sui 32 anni della strage di Capaci, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi ha detto che la memoria di Falcone è materia viva per la Repubblica. Qual è il suo pensiero a 32 anni della strage? Lo è perché oggettivamente da un lato vediamo che la sensibilità, e la vediamo anche con la partecipazione a queste giornate nelle città, a Milano c'è ancora. Dall'altro c'è il rischio che nella testa della gente sia una questione finita, una battaglia finita. Invece non è così, quindi noi dobbiamo continuare a testimoniare, dobbiamo continuare a fare le cose giuste, tipo l'utilizzo e riutilizzo dei beni sequestrati dalla mafia, tipo come noi costruiamo le gare pubbliche per evitare che ci siano rischi di infiltrazioni, i comitati che utilizziamo. Quindi io penso che da questo punto di vista è sciocco dire che a Milano il problema non c'è, perché c'è, ma è altrettanto vero che l'impegno anche forte a Milano c'è. Sindaco, secondo la ricerca di Transcrime e l'Università Cattolica, oltre 5.000 imprese sul territorio lombardo sono a rischio infiltrazioni. Sì, sì, ma infatti è chiaro che dove c'è ricchezza c'è un tentativo di infiltrazioni. Ne parlavo recentemente anche con il prefetto e anche con il nuovo questore. Il lavoro deve essere un lavoro serio che dobbiamo portare avanti e dobbiamo anche fare un lavoro quasi di natura pedagogica, cioè convincere gli imprenditori che nello stare delle regole c'è un vantaggio per tutti e isolare quelli che nelle regole non vogliono stare. Grazie, ciao.